Allarme fortunatamente rientrato in mattinata dopo l'incendio scoppiato questa notte a Colle Monsignore tra i comuni di Teramo e Torricella Sicura. Le temperature inusuali e soprattutto il forte vento hanno dapprima generato e in seguito alimentato le diverse lingue di fuoco. L'intervento dei vigili del fuoco, supportati anche dall'azione di un Canadair, hanno permesso la circoscrizione delle fiamme prima del definitivo spegnimento. Sì, al momento l'incendio è completamente spento, urge un'opera di bonifica alquanto sostanziosa perché a causa del forte vento si potrebbe verificare l'effetto spotting che praticamente ancora all'interno della parte bruciata ci sono pezzi di legno, di carbone che potrebbe essere trasportato dal vento e causare ulteriori incendi nelle zone limitrofi dell'incendio. Ovviamente per definire le cause è ancora troppo presto, però il gran caldo e soprattutto il vento hanno dapprima generato e poi alimentato il tutto. Sì, purtroppo il forte vento e le condizioni climatiche proprio della forte siccità hanno causato, stanno causando dei forti disagi all'ambiente, alla zona dove ci troviamo. Noi purtroppo siamo intervenuti intorno alle 12:37 di questa notte e all'arrivo sul posto noi siamo arrivati con circa tre mezzi, due pick-up e una botte con sei vigili. E all'arrivo sul posto abbiamo trovato un incendio di grandi proporzioni, con due o tre fronti di fuoco di circa 500-800 metri cada uno, il forte vento che imperversava causando delle fiamme alte. Allora, al nostro arrivo, la popolazione, la gente del posto erano quasi tutti usciti per le strade. Abbastanza allarmati, noi ci siamo messi a protezione delle abitazioni, delle zone proprio più adiacenti l'incendio e man mano, pian piano siamo riusciti a contenerlo e nelle prime ore dell'alba ci siamo avvalsi di un mezzo aereo decollato da Ciambino, un Canadair, un Can 15 che ha fatto quattro sganci di circa 60 quintali di acqua addizionata con flow e praticamente l'incendio è stato del tutto spento. Al momento stiamo facendo opere di bonifica.